E tanta guagna per tutti ragazzi, io sono Mr. Geo, bentornati al TG Guagna. E cominciamo con un rumor che ha movimentato di molto le acque negli ultimi giorni, si parla di Grand Theft Auto 6. Secondo questa indiscrezione Rockstar Games avrebbe infatti cancellato, per meglio dire posticipato fino a data da definirsi, lo sviluppo di GTA 6 a causa di GTA 5. Il gioco infatti sta ottenendo ancora grandissimi risultati a oltre 3 anni dall'uscita originale e per questo pare che Rockstar Games sarebbe intenzionata a supportare il più possibile questo gioco prima di dedicarsi completamente a GTA 6. Secondo questa indiscrezione il gioco sarebbe previsto ora per il 2018, ma secondo noi si tratta di una data irrealistica e dovremmo aspettare almeno fino alla fine del 2019. Activision ha comunicato gli orari della beta di Call of Duty Infinite Warfare. Ci saranno due weekend di beta, uno, il primo sarà esclusivo per utenti PlayStation 4, il secondo invece sarà per utenti PlayStation 4 e Xbox One. Non ci sarà la beta su PC, come già vi avevamo detto, e in descrizione potete trovare un articolo con tutti gli orari dettagliati della beta. Torniamo a parlare di Assassin's Creed perché Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft, è tornato a parlare del franchise, dichiarando che questo anno di pausa, dato che quest'anno non uscirà un nuovo capitolo di Assassin's Creed, permetterà agli sviluppatori di rinnovare completamente il gioco e rivoluzionare la serie. Il nuovo capitolo uscirà sicuramente nel 2017 e quindi non ci resta che aspettare le prime informazioni. Il celebre analista Michael Patcher è tornato ancora una volta, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, questa settimana è tornato ancora e ha parlato dei giocatori PC, definendoli addirittura come razzisti e ignoranti. Patcher ha infatti detto: credo che i giocatori PC siano razzisti, loro pensano solo alla propria categoria e non gli interessa mescolarsi ad altre categorie. Sono degli stupidi e arroganti che credono di fare qualsiasi cosa meglio di chiunque altro. Parole un po' dure nei confronti di una importante fetta di giocatori del mondo ideologico, e dunque vorremmo sapere cosa ne pensate nei commenti. È ora di dire addio a due serie ormai storiche, perché From Software ha dichiarato che Dark Souls 3 sarà l'ultimo Soul, lo aveva già dichiarato Miyazaki qualche giorno prima, ma in settimana è arrivata appunto la conferma anche da From Software che non ci sarà un Dark Souls 4, e Rocksteady Studios ha anche annunciato che la serie Batman Arkham è ufficialmente terminata. Tra qualche settimana uscirà la collection Return to Arkham City, che conterrà Arkham Asylum e Arkham City rimasterizzati in alta definizione, ma non ci sarà un sequel di Batman Arkham Knight. Chiudiamo con l'ultima notizia, parliamo di televisione, anzi di serie TV, perché Activision, Blizzard e Netflix hanno comunicato che dal 28 ottobre, in esclusiva su Netflix, arriverà la serie Skylanders Academy. La prima stagione sarà disponibile dal 28 ottobre, appunto come vi abbiamo detto, la seconda stagione arriverà invece a fine 2017. Ragazzi, anche per oggi il video si conclude qui. Vi ricordo che sul nostro sito potete trovare non solo tante altre notizie, ma anche tante guide, come ad esempio su Destiny, I Signori del Ferro, uscito da pochi giorni, e anche recensioni sugli ultimi giochi usciti. Io vi saluto e ci vediamo domenica prossima.